Che credi di essere, un supereroe? Io voglio beccare il nemico, ma se non lo vedo non gli posso sparare. Imagine if we could access 100%. Interesting things begin to happen. Yes? Imparare a conoscere la propria mente, se stessi, partendo dal cinema, dai film, da quelli più noti a quelli meno conosciuti. Non è un caso che anche il Policlinico Gemelli di Roma, uno degli ospedali più prestigiosi d'Italia, stia costruendo una sala cinematografica per la cinematerapia. A parlare di film e coscienza, usandoli anche per mostrare praticamente ai colleghi più giovani alcune disfunzioni della psiche e ai giornalisti gli errori divulgativi, è lo psichiatra Massimo Lanzaro in DSM Cinema, i film che spiegano la psiche. È un libro che parla di cinema e parla di cinema da un punto di vista psicologico, con una chiave di lettura psicologica. E lo spunto mi è venuto quando è uscito il DSM-5, che è il nuovo manuale diagnostico e statistico di disturbi mentali, che è un manuale descrittivo. Noi in psichiatria non esistono esami strumentali per fare una diagnosi psichiatrica, la diagnosi psichiatrica è ancora descrittiva, così era possibile che una narrazione cinematografica descrivesse alcune in maniera completamente evidente, come ad esempio Still Alice, il film con cui Julianne Moore ha vinto l'Oscar quest'anno, in cui deliberatamente si parla di una patologia, o il, per andare in tempi più remoti, Dustin Hoffman in Rain Man, per esempio, dove è chiaro che quella è una forma di autismo con un funzionamento particolare. La psichiatria e il cinema hanno in comune il tentativo, con intenti e approcci ovviamente diversi, spiega Lanzaro, di comprendere, spiegare e prevedere, seppure nella maniera frammentaria che ci consente la vastità e il mistero dell'anima, i sentimenti, i comportamenti, le emozioni e più in generale le vicende umane. Possiamo imparare a conoscerci meglio nella misura in cui determinate dinamiche, determinate emozioni o frammenti di esse risuonano con il nostro animo, con la nostra psiche. Voglio dire, a me piace l'espressione che il cinema è un po' come un piccolo utero da cui frammenti di noi possono uscire rinati. Thank you.